Salve a tutti, sono Emanuele Cravo, benvenuti a questo nuovo video dedicato a Fede Te. In questa occasione volevo creare un portacellulare con la penna 3D, quindi una struttura plasticata. Quindi partiamo creando sulla base di questo rotolino di cartoncino un disegno, quindi. Ecco, questo è il risultato dopo il taglio. Adesso procederò alla copertura e al rinforzo con la penna 3D. Adesso che i primi contorni sono stati terminati, ribadisco gli stessi con un altro colore. Adesso creerò una griglia per unire i due bordi. Ecco, questo è il risultato della prima parte del lavoro, ovvero il rivestimento con la griglia e con i bordi del cilindretto di cartoncino. Ovviamente, con un paio di forbici ho più volte tolto, tutti i filamenti che si erano venuti a creare. E adesso provvederò a togliere il cartoncino e eventualmente a rinforzare qualche punto della griglia o del bordo che risulta più debole o che si possa rompere appunto durante la fase di distacco. Utilizzerò un aggeggio autoprodotto. Ecco, questa è la struttura nuda, diciamo. Ora provvederò a rinforzare alcuni elementi di contatto, ovviamente sempre con della plastica fusa con la penna 3D, e direi che il risultato, molto discretamente, poi vedremo il risultato finale. Ecco, questo è il risultato finale. Adesso metterò sopra il cellulare e vedremo come si comporterà. Grazie a tutti e alla prossima.